D'accordo, finalmente è arrivato. Avete fatto però 6 mesi di muro contro muro, cos'è cambiato e cosa farete adesso? Beh, l'accordo è un accordo positivo perché così abbiamo la coalizione con la quale avevamo vinto nel 2018, compatta, e oltretutto con il grande apporto politico e di valori autonomisti che viene dal partito autonomista riunificato, perché c'è anche la riunificazione del partito autonomista in questo percorso. E quindi credo che alla fine, nelle logiche dei partiti che ben conosciamo e che vanno sempre rispettate, però sapevamo che alla fine l'accordo nel centro-destra sarebbe arrivato perché siamo forze politiche mature e responsabili. Farete campagna elettorale unitaria, quando partirà, quando si vedrà con la vicepresidente Gerosa? No, la vicepresidente l'ho già sentita ieri e la campagna elettorale sicuramente partirà nei prossimi giorni, occorrerà fare i tavoli programmatici, però siamo fiduciosi. Nel suo libro lei loda molto 3 suoi assessori, che sono assessore all'agricoltura, Spinelli e poi Cesignana alla sanità. Saranno riconfermati, è una promozione? No, non è una lode da assessori, lì c'è un rapporto, diciamo, personale che va nel tempo indietro, e per quello nel libro sono riportati, non è una scala di valori, questo ci tengo a dirlo. È chiaro che sono persone con le quali da sempre c'è stato un forte rapporto personale. Ci sono le elezioni, bisogna prima vincere le elezioni, dopo vediamo. Presidente, oggi l'ex senatore Sergio Divina presenterà la sua nuova lista, temete un esodo da parte degli elettori? Ma io credo che la gente saprà apprezzare il percorso che abbiamo fatto di unità del centrodestra, dopodiché ognuno è libero di fare le scelte che crede, ma credo che il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato in questi mesi alla fine sarà quello a pagare. Presidente, parlando della sua autobiografia, quali sono state le ragioni di questo libro? All'inizio lei scrive nella sua prefazione: non ero sicuro di volerlo fare. Cosa l'ha convinta? Sì, questo è vero, io non ci avevo pensato. Chi mi aveva chiesto, ho detto: guarda, non ritengo neanche di essere così interessante, avevo detto, che è poi la verità. Dopodiché ho analizzato questi 5 anni per quello che è accaduto, che comunque sono anni particolari, in qualche modo straordinari per quello che è accaduto, e ho pensato che poteva essere anche interessante per un cittadino trentino pensare, al di là della politica, al di là che apprezzi o meno ciò che ha fatto il presidente della provincia, pensare come ha vissuto quei momenti particolari. Ci sono molti inediti aneddoti all'interno del libro che non erano, diciamo, conosciuti prima di adesso, e quindi magari interessa qualcosa. Beh, il tema ne abbiamo parlato anche prima, quei giorni molto difficili della Marmolada, fatti molto difficili nella gestione umana nei confronti dei familiari, e nel libro ci sono alcuni aspetti che vengono ricordati. L'ultimo, ci sono delle tappe importanti della sua carriera politica, quali sono stati gli incontri fondamentali, se riusciamo a racchiuderli insomma in poche parole? Guarda, nella mia carriera politica sicuramente c'è un aspetto familiare, che la mia è sempre stata una famiglia autonomista. Siamo qui oggi, che è una questo spazio ha sempre avuto un forte valore autonomista. Il mio trisnonno è sepolto in questo cimitero di San Leonardo, mio zio era il segretario del PAT di Avio negli anni in cui, quando il PAT candidava ad Avio, vinceva da solo. Io ho, diciamo, la mia famiglia è una famiglia autonomista, poi io mi sono iscritto alla Lega nel 93 e ho avuto il mio percorso politico, però le radici sono quelle. Grazie. Ultima cosa sulla situazione politica, ci spiega però che cosa ha fatto scattare l'accordo, no? Un giorno prima non c'era, il giorno dopo c'è stato, è stato Salvini, è stato Fugatti, è stata una telefonata. Le logiche dei partiti le conosciamo, io ho fatto segretario per 15 anni, quindi le conosciamo. Noi eravamo fiduciosi da diverso tempo che saremmo arrivati all'accordo, e ieri i 3 segretari locali, e questo ci tengo a dirlo, hanno siglato questo accordo, quindi questo era atteso, ieri è arrivato. Accordo Trentino. L'accordo Trentino, come sempre avevamo chiesto, e questo è importante.